ma è un ruolo di disponibilità e di trasparenza rispetto al fornire i dati alla unità di rischio clinico regionale, quindi un sistema di acquisizione che sia un sistema di acquisizione intermedio in cui la unità di rischio clinico regionale fa in realtà da raccordo tra tutte le variabili, e sono tante le variabili a livello locale, a livello delle aziende, è sicuramente il punto di osservazione nazionale. La ringrazio, onorevole Fucci. Grazie Presidente. Con questo emendamento noi vogliamo sottolineare che il tema della responsabilità si accompagna inevitabilmente a quello della gestione del rischio clinico, rispetto al quale oggi in Italia non esiste una condotta univoca come in paesi a noi vicini, vedi la Francia. Il sistema della gestione del rischio clinico, per essere tale, deve obbligatoriamente raccordare le unità di risk management aziendali obbligatorie con le agenzie a livello regionale e con l'istituito osservatorio nazionale presso l'Agenas. Al monitoraggio dei rischi e degli errori avversi nelle strutture sanitarie deve poi seguire la raccolta e la fruizione dei dati a livello regionale e nazionale. E questo naturalmente è il primo passo che ci consentirà di emettere direttive e raccomandazioni per avere dei modelli più omogenei e più efficienti di erogazione delle cure, in collaborazione, stretta collaborazione con le società scientifiche. Per questo, e qui la nostra proposta emendativa, di effettuare attraverso un successivo provvedimento del Ministero della Salute e di stabilire anche sanzioni, ove necessario, sanzioni amministrative per quelle strutture che non trasmettono agli istituti centrali e regionali i dati relativi alla loro attività. Grazie. La ringrazio, onorevole Baroni. Grazie Presidente. Sembra impossibile dover continuare a ribadire, a chiedere, a supplicare i parlamentari della maggioranza e il governo, che un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, nel momento in cui è inadempiente, sì è vero che incorre nel reato di omissione di atti di ufficio, ma allo stesso momento, al di là del reato penale, occorrerebbe una sanzione amministrativa. Il governo e il relatore hanno ben pensato di continuare ad affermare che questo tipo di provvedimento possa essere emanato a costo zero, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, con un fascicolo elettronico praticamente esistente solo a macchia di leopardo e quindi completamente inadatto, completamente non funzionale.